Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ok, avete visto il titolo e magari state pensando: ma cosa fai Andrea, copi Jack Noble, copi Chris Ramsey? No, io non sto copiando loro solo perché porto un video su un rompicapo. Allora, ho deciso di fare questo video su rompicapo anche perché adesso la moda su YouTube è quella, vanno molti rompicapi. E da YouTuber devo cercare di sfruttare la corrente per fare vedere i miei video, per fare vedere quello che faccio. E quindi ho deciso di provare anch'io a fare un rompicapo. Tra l'altro questo rompicapo ce l'ho in casa da tantissimo, me l'aveva regalato mio zio, ma credo almeno 10-12 anni fa, è veramente tantissimo, e quindi ho deciso di provarlo anch'io. Quindi con questo video non ho intenzione di copiare Jack Noble, anzi per quello che può contare la mia parola vi dico: passate, iscrivetevi da lui, non è un problema. Faccio questo video come un esperimento per vedere come va un rompicapo sul mio canale, e detto questo, se volete lasciate un pollice in su e direi di spostarci subito al tavolo per provare a risolvere questa roba. Bene, l'obiettivo di questo vecchio puzzle o rompicapo è quello di mettere in ordine i numeri dall'1 al 15, ovvero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, così via fino al 15, che dovrà andare qui. Io adesso l'avevo fatto anni e anni fa, ma poi l'avevo lasciato stare. Forse ero riuscito a farlo una volta, ma non mi ricordo più neanche bene, perché è veramente talmente tanti anni che ce l'ho che non mi ricordo più. Io adesso lo sto ancora mischiando un po', anche se come vedete è già ben mischiato. E direi di cominciare. Come vedete, l'1 è qui. Quello che devo fare è portarlo qui. Quindi direi di muoverlo. Così, adesso abbiamo l'1 nella posizione giusta. Ora porto il 2. Così, abbiamo il 2. 3. Bisogna cercare di trovare delle mosse che non ti scombinino troppo. Ad esempio il 4, dato che poi so che devo portarlo qui, evito di portarlo giù perché sennò poi devo di nuovo farlo risalire. Quindi direi di fare così. Così. E la prima fila l'abbiamo fatta. Come vedete, 1, 2, 3 e 4. Andiamo avanti. Bene, 5, 6 sono già. Anche. Che fortuna, ragazzi. Guardate qua. 5, 6, 7, 8 li abbiamo fatti in un niente. Siamo stati troppo fortunati. Il 9 è già a posto. Il problema adesso qui è un po' verso la fine, perché dato che dall'1 all'8 sono già messi a posto, quindi già mezzo puzzle è risolto, abbiamo pochi posti dove possiamo muovere i quadratini. Allora, adesso devo mettere il 10 senza però togliere il 9. Direi di fare una roba del genere. 10, 11, 12, ecco. Adesso ho portato fino al 12, ma ho 13, 15, 14, che non devono essere così, devono essere 13 qui, 14 e 15. Quindi adesso devo mescolarli, sicuramente dovrò di nuovo disfare questa linea per portarli in ordine. Quindi direi di portare per prima cosa il 13, cerco di muovere il tutto il meno possibile, anche se non so come fare. Sicuramente c'è qualche tecnica per fare questo, un po' diciamo come il cubo di Rubik, credo. È un puzzle molto simile, ovvero il cubo di Rubik è mille volte più difficile. Però, diciamo, l'obiettivo è lo stesso, riordinare qualcosa. Ho il 15 qua, se no per il resto sarei quasi a posto. Devo togliere il 15 da lì. Ogni tanto si incastrano pure, tanto che è vecchio. Qua alla fine così non è facile, devo ammetterlo. Sono di nuovo in disordine. Allora, devo cercare di lasciarmi un buco vuoto così per portarmi il 13 a posto. Così. Però di nuovo il 15. Così. Poi 9, 10. Il 15 cerco già di tenerlo al fondo, in modo che non mi dia poi più fastidio là all'inizio. 9, 10. Allora. Sì, sono sicuro che qualche algoritmo c'è. Io adesso non dico che sto muovendo a caso perché sto cercando di comunque di portare i numeri a posto, però sono quasi sicuro che c'è qualche algoritmo. Ma essendo la prima volta che lo faccio, dopo credo 10 anni, mi risulta difficile. Allora. Ah, forse. Così? No. Sono qua? No, cavolo. No, non ci sono quasi.
10. Uff, è stato 12 qua. Ci sono. Ok, sì. L'ho risolto, tutti i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Scacchiera, verde e bianca. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto. Bene ragazzi, ce l'ho fatta risolvere, sono riuscito a mettere in ordine tutti i numeri dal 1 al 15. Mi sono divertito molto a farlo, non ci ho messo tanto, ci ho messo 6-7 minuti. Perché comunque è molto semplice, ma come primo rompicapo della mia vita credo che può andare bene. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto un po' e di non avervi annoiato. Se volete lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così riceverete sempre le notifiche. Sotto in descrizione trovate tutti i link utili dal mio canale di Telegram per rimanere sempre aggiornati su tutto prima degli altri, e il mio profilo Instagram o la pagina di Facebook. Comunque trovate tutto sempre sotto in descrizione. Penso di aver detto tutto, mi scuso se venerdì non ho pubblicato il video, ma non sono riuscito. E niente, ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao ragazzi.